La Calabria che vorremmo, col sindaco Fortunello, troppo bello, troppo bello. Il sindaco Fortunello, cocco bello, cocco bello. Il sindaco Fortunello, fortuni, fortuna, la Calabria cambierà. Si piglia i problemi tutti, d'una con forza, su non avvenenti. Parla e dici che i sardi si mangiare alici. Dice e parla a suono di chitarra, cocco bello, cocco bello. Il sindaco Fortunello. Salve a tutti amici di La Calabria che vorremmo, insieme a me Graziano Tomarchi e naturalmente al sindaco Fortunello, che tutto diventerà più bello. Sindaco, stiamo girando tutta la Calabria, oggi ci troviamo a Gizzeria Lido, provincia di Catanzaro, naturalmente andiamo a sentire le persone cosa ci diranno. Ecco, la signora già ci guarda, noi, ecco, la signora scappa, riprendiamo mentre scappa la signora, perché ha visto il sindaco Fortunello e scappa. Come mai scappa la signora? Perché scappano, sindaco? Salve! Non vogliono parlare. Abbiamo il sindaco Fortunello, tutto diventerà più bello. Ecco, cosa ci vorrebbe a Gizzeria Lido? Un po' di tutto. Che cosa? Tipo, se c'è il sindaco qua, Fortunello, potrebbe cambiare. Ma non è il sindaco di qua. No, lui è il sindaco Fortunello. Ambasciatore. Guarda, cosa manca qui? Un po' di tutto, un po' di lidi, un po' di gente, un po' di organizzazione. Guarda, comunque se va... Cioè, con quel signore là dovete parlare. Con Sauro Cesare, sì. Andate là che quello vi spiega tutta la situazione. Va bene. Sindaco, allora, ci siamo. Siamo qui a Gizzeria Lido. Sembra una bella cittadina, però ben curata. Scappano tutti, che non vogliono. No, no, perché scappano. Ciao. Salve signora. Come va la gizzeria? Benissimo. Fortunello. Cosa manca? Ma io non so, sono di Lamezia. Vabbè, cosa manca qui a gizzeria? Perché Lamezia è a posto. Un po' di animazione in più la sera per i ragazzi, diciamo, non per me, per i ragazzi più giovani. Un po' di... Lamezia non manca niente, vero? No, non manca niente. Lamezia abbiamo quasi tutto, ma tutto in disordine. Una cosa... Quindi qua solo il divertimento per la sera per i ragazzi. Però c'è, voglio dire, non ci possiamo lamentare, no? Rispetto ad altri posti. Questo. Cosa allora chiede qua la Fortunello? Non lo so, guardi, più il residente io. Più animazione serale. Farò sei lidi, ho un progetto di fare sei lidi qua direttamente sul lungomare, e discoteche gratis per i più giovani. Sarebbe bello, e poi i ragazzi si lamentano. Serata a tema di ballo, non c'è turismo. Cantanti folcloristi sia locali e sia faremo venire Renato Zero, Ramazzotti. Perfetto. In modo che si suma tutto gratuitamente. Così sono contenta pure io. Pagato dal comune. Non pagare. Che vi piace? Qual è il cantante preferito? Vabbè, a me è un po'. Sull'antico Claudio Baglioni. Faremo venire Claudio. Claudio, vieni qua. Claudio, vieni qua a Gizzeria, che la signora vi aspettiamo. Come si chiama la signora? Luciana. La signora Luciana. La signora Luciana vi aspetta qui a Gizzeria. Tutto pagato dal comune, va bene? Speriamo. Signora, saluto, state tranquilla, arrivederci signora. Arrivederci. Allora, sito, continua ancora il nostro tour qui, no? C'è il signore che ci ha mandato, quel signore prima ci ha detto di arrivare qui. Buon pomeriggio, cosa manca a Gizzeria? Ecco, siete tutti tranquilli. Fai rispondere a lui che è il vice sindaco. No. Abbiamo il vice sindaco. Allora, cosa manca a Gizzeria? Siamo una comunità di gay noi, ecco, quindi siamo. Non ci dissociamo. Che? Il sindaco Fortunello, tutto diventerà più bello. Sì, sono qua a vedere Gizzeria, cosa manca, cosa posso intervenire. Però ci vuole un miracolo, perché il più bello oggetto è diventato. Sindaco Fortunello, tutto diventa più bello. Ma lui non è che è tanto bello. Però c'è, faccio tutto più bello. Vabbè, adesso lo portiamo alla statista. Sì, sì, sì. Facciamo recuperare un po' il nostro sindaco Fortunello. E allora, cosa manca a Gizzeria? Tutto. Il tutto racchiude il tutto. C'è un'amministrazione, sì? Sì, sì. Dovrebbe esserci un'amministrazione, dovrebbe esserci un sindaco. Quando ci sono. Sì. Il servizio che c'è, una città un'entrata, che cosa. Sì, tutto. Tutto. Non c'è niente di buono. Ma da adesso senza dato da tanti anni che fa il sindaco? Questa amministrazione è quasi alla fine della sua legislatura. Sono 7 anni che c'è, quindi sì, ha avuto tempo di amministrare. Per voi, d'accordo
col signore o per lei va bene? Va tutto bene per me. Tutto bene. Il sole c'è, il mare c'è, quindi. Io non posso parlare che non sono di qua. Sei un turista? Sì, io sono un turista. Turista locale, vero? Sì, no, no, sono di San Biasimo, vengo qua a fare il turista. No, scusi. C'è da ridere, scusa, se sono di San Biasimo, vengo qua, sono un turista. Io parto dal mio paese e vengo qua. E sono un turista. È un turista locale, ma è un turista. No, un turista, sempre un turista sono. Gizzeria, ci sono nato qua, sì, e ci sono cresciuto. Vi volete candidare a Gizzeria? Io sono pronto ad appoggiare. Se mi candido perché vi porterò dei miglioramenti in questa cittadina. Intanto vi sistemerò strade, autostrade, farò discoteca all'aperto qua gratuitamente per i più giovani, darò lavoro ai disoccupati, sistemerò l'ambiente. Va bene, non lo so, quella farò un gemellaggio con qualche città, città del Brasile, città del Sud America, in modo che voi andate là e loro vengono qua, esportate prodotti tipici, piantate che sono nelle campagne abbandonate qua, un po' di melanzane, zucchine, patate, cetrioli, un po' di tutto, e li portate direttamente a Cuba, questi paesi qua, e loro vengono qua a divertirsi, perciò vi divertirete voi e si divertono loro. È un interscambio, interscambio questo. Sì, un gemellaggio. Loro vengono qua gratuitamente e voi andate lì gratuitamente. Parliamo di paesi sviluppati a livello di divertimento, perciò vi potete divertire pure voi. Certo, pure voi fatevi il baffetto malandrino, il cappellino, imparate l'inglese. Noi i capelli bianchi. Vestitevi da macio calabrese, perché queste donne vogliono il macio calabrese. Noi i capelli bianchi, quindi noi voglio dire. Ragazzi, intervistati. No, ormai noi ce la ricordavamo com'era. Che... A queste donne, tipo americane, Sud America, vogliono il macio grande. Il signore è un turista locale, ma sì. Qualcosa spende, dico, lascia qualcosa. Il gelato lo mangia, voglio dire. Sì. No, non è proprio uno di quelli. La macchina la mette a pagamento, sì. No? Sì. La macchina lascia a pagamento, quindi lascia qualcosa. Sì. Contribuisce alla. Sì. È uno che spende. All'economia, diciamo, del paese. È molto influente. Lo accettiamo. Dai. Volentieri. È uno che spende, volentieri. Sì. Si prende l'ombrellone, sì. Il posto fisso qui. Un turista che va bene, sì. Dove... Voi vi chiamate, signore? Cesare. Signor Cesare, qualsiasi cosa, Fortunello fa tutto più bello. Grazie. Vi saluto. Voi vi chiamate Bruno. Qualsiasi cosa venite al comune, va bene? Grazie. Ragazzi, noi non ci facciamo i fatti nostri, ma chi sta vincendo qua? La ragazza, per quanto vince? 2-1, qua sindaco vince la ragazza per 2-1. Giocate tranquilli, ragazzi. Poi gioca tranquilli, il divertimento c'è, non è vero che non c'è. Discoteca all'aperto. Prendiamo da quei signori pensionati là, quelli sì, vediamo un attimino, operatore, se ci segue, l'operatore. Il nostro operatore, oggi il nostro operatore con quei gelati del Barria Curso strambato. Ecco, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Tutto bene qui a Gizzeria? Benissimo. Qui c'è il nostro sindaco Fortunello, che tutto diventerà più bello. È proprio un bel sindaco Fortunello. Sì, vorremmo capire. Speriamo che porti fortuna, sì. Dato il cognome. Dovrebbe portare un po' di fortuna alla zona, no? Che problemi ci sono a Gizzeria, in modo nessuno. Che posso intervenire? Io non lo so perché non sono di qua, dunque. I luoghi sono bellissimi. Voi è un turista? Sì. Dove arriva? Da San Biasi? Da Iacurzo. Ah. Iacu, il paese del gelato. Siamo stati poco fa. Dalla bottega del gelato. I migliori gelati. Dopo di questi però. Dopo di questi. Questo sì. Pure è buono qua. Sì. Quindi questo è il primo e questo è il secondo. Sì. Non lo so, questo non lo so. Dobbiamo valutare pure noi. Dobbiamo rispettare i luoghi pure. Ah sì, ora ci troviamo qui, sì, è giusto che qui sia il primo. Va bene, allora, altro va bene, diciamo qua. Benissimo, tutto tranquillo. Okay. Auguri al signor sindaco. Grazie. Tutto bene. Al sindaco Porturello. No? Tutto bene. Il clima è perfetto, l'ambiente è pulito, il lungomare è bellissimo. Tranne quello che va male, la dolce va tutto bene. Io non vedo niente che va male, se me lo dite voi. Fa tutto bene, uno si siede qua, non paga niente, con gli stessi. Ti danno l'ospitalità della sede, qua il bar, che va cercando. Tutto. Grazie, arrivederci. Grazie. Sto bene. Sto bene, se sto bene io. Sì, voi siete bene. Ma io ho una vita che sono qua, sono di Crotone, però siamo qua a tanto tempo. Ok, va bene, grazie. Ecco qua i cavalli, anche sì, ne vede? Vi saluto signore. Tutto bene, a cavallo si va bene, dico tutto. La passeggiata è andata bene, abbiamo il sindaco Fortunello. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Complimenti ragazzi, buona passeggiata, ciao. Buona passeggiata, bravo. Bei cavalli. Bei cavalli, però. Però sindaco, i cavalli non potrebbero. Vabbè, andiamo avanti, dai.
Guardi, per sapere se vi posso essere utile in qualcosa a tutti quanti, non lo so. Poi noi qua abbiamo. Questo è il muretto dei pensionati. Se avete qualche problema ditemelo, perché mi hanno detto c'hanno problemi giù. Un problema, noi problemi ne abbiamo tanti qua. Concessori, da pensione. Giro un po' dappertutto, però sono venuto qua. Signor sindaco. Signor sindaco, qua abbiamo tutti i problemi, perché la pensione è bassissima. Ma quanto prende pensione? Io. Quando avevi 560 euro. Ah, ma è doppio. La doppio no, però 800 te faccio arrivare se vuoi. Faccio arrivare, facendo piccoli lavoretti al comune. Ma noi facciamo sempre lavoretti, ma ora sempre là. Quanto vuoi guadagnare? 830 base, 800. E 800 che faccio? E tenere la macchina, e tenere la moglie, ma mai pagare l'affitto della casa, e mai come aiutare. E fai 1000, gli diamo 1000 a lui. Guarda, come se farò fare il Sì, prego. No. Allora lei ha detto chi è il sindaco, il sindaco Fortunello, tutto diventerà più bello. Sì, hai capito com'è la questione? Sì. Che problemi ci sono qua? Eh? I lidi ci sono, i bagnanti, i turisti. E qualche bagnante ci trova. Ci sono dei servizi, l'acqua c'è, avete tutto. C'è acqua, c'è. I pavimenti sono puliti qua, il verde è pulito. Beh, tutto sistemato qua. Tutto pulito, c'è qua. Come è tutto pulito. Signore, allora che manca? Che manca? Parlate chiaro. Ditemelo in faccia. Quello che serve. Io volevo sapere, no? La pensione, la spazzatura, una persona che ha 600 euro di pensione, ha di pagare la spazzatura e di più a un canone, ma di pagare per forza non sta spazzatura sto qua. Allora, il canone lo devi pagare che è obbligatorio sulle due bollette dell'Enel. La spazzatura dipende dai metri quadri che c'hai se è a nome tuo. 100 metri. È a nome tuo la casa? E la devi pagare. Può fare una riduzione, la domanda al comune, fare una riduzione. Ci avevamo chiesto, ma questi soldi si pagano. C'è la domandina al comune, tu la puoi fare e te la fa la riduzione, perché sei oltre 65 anni e te devono fare la riduzione della spazzatura. Ma la televisione la devi pagare la tassa, non c'è niente da fare. Hanno fatto sta tassa. Siamo messi d'accordo, no? Non può fare niente, sulla tassa della. Te tagliano la luce. Se non paghi la televisione ti tagliano la luce. Hai visto? Che sono malandrini? Non noi. A loro sono malandrini, certo. Malandrini davvero. A noi sindaci non è che ci interessa più tanto, perché noi la televisione ce l'abbiamo. Poi noi stipendio prendiamo il 27, massimo il 28 ci e arriva. E con le pensioni 600 euro te fanno pagare spazzatura, poco. Per gli altri. Casa è tua, casa? Casa è la vostra? Veramente di mia figlia, no? Ma io pagato sempre io. No, la cosa che puoi fare è andare al comune e chiedere la riduzione perché sei oltre 65 anni. A casa la spazzatura stai pagando sempre, ma pago perché ci stai là, c'hai sta voto, avete capito? Il canone lo devi pagare che è obbligatorio, sono due tasse, sono due bollette. Il canone arriva nella bolletta della luce. Nella bolletta della luce, non c'è niente da fare, lo devi pagare. L'hanno appena tagliato. Qua funziona tutto bene, qua funziona la gizzeria, va tutto bene. Insomma, c'è movimento, c'è turismo, c'è turismo, c'è tutto. Manca niente, vero? No. Io ci sono adesso e non ci sono domani. Domani le parte? No, ci sono adesso per dire, non sono di qua, di gizzeria. È un turista? Sì. Da dove arriva? Di Lamezia. Ah, turista, si viaggia. Turista della Lamezia, no? Turista della Lamezia. Come li chiamate? Turista della Vaia Nera? La Fagiolina? I turisti della Fagiolina, no? Turista della Vaia Nera. I turisti della Vaia Nera, Sì, così si chiamano. Sì, i turisti della Vaia Nera. Di Lamezia, in Nicastro, a mezza terma. I turisti locali spendono qua, si prendono l'ombrellone, o vengono e non spendono niente. Non spendono niente. Comunque lui è arrabbiato con la pensione, vuole una pensione un po' più decente. E noi dobbiamo cercare di fargli. Anche che fai qualche lavoretto al comune la mattina, ti faccio arrotondare, ti faccio arrivare a 1000. Deve fare un lavoretto al comune. Qualche lavoretto ti faccio fare, tombino, qualche piazzetta da pulire, vai mi fai questi lavoretti e ti faccio vedere da qualche soldi. Poi la sera passi dal sindaco e ti dà. Questo posso fare, di più non è che ti posso aumentare la pensione. Ma del liquido. Liquidi. Sera per sera, vieni, 20, 30 euro, quanti 40, quanti li do. Questo posso fare. Non posso aumentarti la pensione, non dipende da me, è l'INPS. E l'Inps. Quanto hai pagato i contributi? Aumentava però. Dice, io dico che lo faccio. A dire a fare. C'è mezzo il mare. Io te lo dico e lo faccio, se ti dico che ti do ogni sera quei soldi che ti prometto, vai a fare quel lavoro da quella signora e fai quel tombino. Sì. Senza mi paga uno, quello del comune che non vuole andare, vai tu.
Te tengo un po' il braccio destro del sindaco, lavoretti veloci, capito? Questo posso fare. La pensione te la posso aumentare, capito? Vediamo le signore adesso, Graziano, va bene? Sarà qui, lo vediamo allora e poi tranquillo ti faccio sapere. Grazie. Vediamo i signori. E allora, qua le signore va bene, tutto no, funziona? Io non sono di qua, tutto io tutto va no. bene, funziona tutto bene, agenzia. Una cosa fina. Bellissima proprio, una meraviglia, sì, sì, sì. Stanno si stato a Dio. C'è il fresco, non fa caldo, stiamo bene. Sì, tutto. Cioè, quest'anno proprio. Pure... Sì, pure. Tutto bene. Non questo. Manca niente a Gizzeria. No, grazie a Dio no. Questo è un invito a chi ci sta guardando attraverso la nostra rete. Sì, cioè. Di venire qui alla Gizzeria. Sì. Venite che c'è tutto. Tutto bene, sì. C'è il passeggio, c'è. Sì, ci sono i negozi, ci sono i ristoranti, c'è la pizzeria, c'è tutto, si sta benissimo, quest'anno è proprio bene. Questo è il centro dell'accoglienza, cioè che arriva qua, l'accogliete le persone, i turisti che arrivano, la piazza centrale questa? Sì, questa sì, la piazza centrale, sì. Quindi quando arriva un turista arriva qua in questa piazza, sì. Voi gli date il benvenuto? Penso di sì, proprio, sì. Ma noi calabresi poi, specialmente quella in pizzeria, siamo abbastanza socievoli. C'è un piatto tipico qua dell'uovo. Ma questo non lo so, perché io non sono proprio di Gizzeria non lo so. Sono di Lamezia, di Nicastro. Sì. La signora quindi è una turista. Ca pesce fresco si mangia. Pesce, sì. Un piatto speciale, non un turista. Cosa gli fate? Pesce. È un daio turista. Dico che il pesce, che tipo di pesce? Il pescato, quello che si prende? Sì, quelli che pescano. Credo. Io. Non sono di qua. Fate però... amici panate, cosa fate? Con sardelle? Non lo so che pesce fanno loro. Quello che pescano. Vabbè, quindi la signora è una turista, non era del luogo, però dice che. C'è la casa. C'è la casa allora. Sì, c'è. Quindi sono 50 anni qua che. 50 anni che viene qua? Lei. Sì, da quando sono nata. Quindi, vi guardate voi, ho comprato anche la casa, mi sono sposata. Grazie, sindaco, se hai bisogno di qualcosa? No, grazie, io sto bene. No. A casa che non funziona. No. Mi funziona tutto a me. Io mi ero giovane, mi funziona a mo' quando funziona. No. Signora, visto che funziona tutto, me ne vado. Ok. Buona serata. Vi saluto. Grazie. Ciao. La signora funziona. Sì. Ciao. Qua io sono un po' guarita. No, guarita. Mi sono ripresa abbastanza. Con l'aria. L'aria di Gizzeria, va bene. Sì, mio marito è arrivato qua con una tosse che per un po' di giorni si stava affogando. E poi sotto l'alberelli, che lui alle spiagge non ci è voluto venire. Ci è arrivato ogni tanto con i piedi fino alla pastarella, là a prendere un po' d'aria. Ma lui qua sotto l'alberelli e il lungomare si è ripreso. SIGEP 2018, anche quest'anno è presente Caffè San. Ogni momento della tua giornata è quello giusto per gustare un buon caffè. Fallo con Caffè San, lo trovi nei migliori bar della tua città. Concessionario di zona per Reggio Calabria e provincia, Girolamo Femia. Andiamo in spiaggia, sentiamo un po' questi sotto l'ombrellone, cosa ci dicono? Sotto l'ombrellone andiamo direttamente. Sotto, sì, andiamo. Cioè, il sindaco va direttamente in spiaggia. Il sindaco va in spiaggia, Gizzeria Lido. Quindi se vi trovate da queste parti, da Reggio Calabria sono un'ora e un quarto di macchina, sono 100, venite a Gizzeria. 150 km. Trovate il sindaco direttamente in spiaggia. 130 km ci è arrivata, ci voglio a Gizzeria. Un mare stupendo, una spiaggia bellissima, una location stupenda. E noi, sindaco, tutto questo lo facciamo anche grazie alle due reti televisive di Telespazio TV e Club TV. Che ringraziamo. Naturalmente sì. Il gruppo ADN Italia di Annibale Notarsi, che ci dà la possibilità di andare in giro a far vedere. I bagnanti già ci guardano curiosi, vogliono sapere cosa. La Calabria, questa è la Calabria che noi vorremmo, raccontare tutti i giorni la Calabria che vorremmo. Sì. Ecco, ora andiamo sotto gli ombrelloni. Qui ci sono le persone. Ecco, sindaco. Gente già ci guarda, salve, buonasera, allora, tutto bene qui? Tutto bene, il mare non va bene. Il mare non va bene? No, è anche che c'è il sindaco. È lui. È sempre sporco. Come sporco? Come no? Se avvicina anche oggi lo vedi. È sporco. Di sporco, una volta verde, una volta giallo, una volta era la spazzatura. I miei figli e noi siamo San Biasini a Torino da Cimordale 60. I miei figli sono lì, non vengono qui. Ma sì.
e neanche li voglio, perché poi durante l'anno mi sento dire il mare lì è sporco ed era verde ed era con la spazzatura, così stiamo in pace. Dobbiamo sistemare sto mare. Dobbiamo pulire sti mare, dobbiamo mettere dei filtri in modo che si pulisce pure sto mare, perché non è possibile. Un altro anno il sito metterà anche il depuratore. Depuratore dentro il mare, poi la serpentina. Non è per scaldare il mare, quando è troppo freddo lo faremo un po' che si scalda, diciamo. No, che si scalda. Mettiamo il sindaco, mette una serpentina dentro il mare. Di luglio, giù. Lei vuole l'acqua calda, la riscalda. Quello no, basta che sia pulito. Basta che sia pulito e da ci passa. La signora vuole pulito, non interessa se è freddo o se è caldo, pulito. Tu va bene, calda fredda, va bene. No, ci hanno detto, una volta c'era lo studio medico, no? Sono andato lì a reclamare proprio per la spazzatura che veniva sempre di continuo, cioè se noi siamo a Torino e allora veniamo ogni anno qui, che abbiamo la casa qui al mare, no? E allora troviamo questo mare che è una fogna, cioè come mai? Ha risposto lui, ma è una fesseria, mi ha detto ci sono delle cose dei fondali, no? Che quando si muovono tutte quante la spazzatura durante l'anno che buttano le navi, ah, ecco, vieni su. Qual è? Bravo il nostro amico. Come ti chiami? Come ti chiami? Francesco Molinaro. Bravo signor Francesco, facciamo gli applausi. Pulita perché è lurida, non tutti oggi no, però è ma oggi perché è così agitato. Se no è sporca, 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 ma sporca veramente. Io non vengo più se continua così, è un peccato, perché se la spiaggia è bellissima, però se l'acqua continua. Ci penserà a settembre a ripulirla. Settembre penserà. A parte il mare, anche in modo naturale, come divertimento non c'è niente. Alla sera c'è solo passeggiare e basta. Quattro bancarelle, sempre le solite bancarelle e basta. Ci vuole un pochino più di divertimento. A ballare, cioè. Che vuole ballare? Qualche complesso che suona, non c'è niente. No, faremo dei locali con della samba. Ci vuole. Allora, la signora vuole ballare. Beh, a me piace ballare, mi piacerebbe che ci sia il ballo. Un balzo, tanti. Tutto. Prende in giro, Sindaco. Però veramente, la sera non c'è. Signora, lui è un sindaco ballerino. Anche qui quattro bancarelle così e basta, c'è qualcosa di più, c'è che vendono il gelato, vendono i panini, c'è queste cose qui. Faremo delle balere, delle discoteche per voi. Di vacanze, non alla sera si scende giusto per non stare in casa, ma non c'è niente qui la sera. Niente passeggiare avanti e indietro non si fa. Sindaco, pensate a ripulire il mare, dicono i sindaco. Non pensare a ballare. Il mare pulito. Non pensare a ballare. Vabbè, quella è la sicura. Lei vuole il ballare, lei vuole il mare pulito, ognuno. Per forza, il mare pulito è più importante di tutto, ci vanno donne, giovani. Sì, sì, il mare è più importante. È più importante. Un po' di divertimento, non c'è niente. È molto più importante perché ci vanno bambini, piccoli, signore anziane come noi, e vogliono il mare pulito. Lei non viene più in Calabria? No, se continua così non vengo più. Da quanti anni è che veniva in Calabria? 40, però prima andavo a Capo Rizzuto. Poi è 10 anni che vengo qui perché ho comprato un appartamento, ma io lo rivendo e non vengo più perché è troppo sporco. Ma lei è calabrese, d'origine calabrese? No, sono piemontese, non sono di origine. E come aveva scelto la Calabria? Perché c'ho il marito calabrese. Sì, sì, sì. Eh beh, mio marito. Poi è una bella terra. La gente mi piace, il mare che non mi piace. Basterebbe poco. Basterebbe. A me basta poco, il mare pulito e basta. Sindaco, vogliamo prendere posizione, pulire sto mare, domani mattina ti metti tu e lui pulisci il mare. Vabbè, ma qua ci vuole. Quando se ne va, signora, lei? Tra 15 giorni. Allora, domani mattina vieni qua. Sì, metteremo in moto, non è il problema della spiaggia, il problema è i fondali marini, che quando c'è mareggiate smuove tutta la spazzatura che c'è sotto. Ce n'è. Anche le malattie qua vengono, ci sono quei giorni che l'acqua è gialla, spazzatura, scherziamo, si rischia di prendere le malattie qua, vabbè, salutiamo i signori, grazie per il sindaco adesso. Io intervengo, cercherò di fare il possibile, va bene, io
vengo con dei macchinari appositi in modo che posso pulire questi fondali e tutto quanto, perché la situazione è seria qua, l'acqua è gialla, l'acqua è rossa, l'acqua è verde, non si capisce l'acqua di che colore è. Non si capisce di che colore è, il giorno è giallo, il giorno è rosso. Grazie per averci segnalato questa problematica. Ecco, questi qua giocano a carte, questi che problemi avete voi? Avete problemi, no? No, nessun problema. Si gioca, si vince. Siamo un po' tra amici che ci divertiamo. Ci si diverte senza nessun interesse, interesse di gioia e basta. Di divertimento. Oggi per oggi e domani per domani. Come state qua? Tutto bene? Noi stiamo bene, è il mare che è malato. Sì. È il mare che è malato, però lo facciamo cadere malato noi uomini. Cosa succede? Spiegate chiaro. Perché tutto l'anno succede questa storia. Vengono questi tempi, sabato, domenica, il mare è sporco. Potremmo avere un turismo qua. Ci può essere turismo qua, arrivano con l'aereo, via. Cosa chiede il sindaco? Parlate chiaro. Ma lei prende l'aereo e dove va? Prima di tutto che non c'è più questa storia di aggiustare i separatori, fare funzionare i separatori. Se funziona il separatore, tutto pulito il mare. Sennò, questione di depuratore? Se no è tutto sporco, ogni anno sta cosa. Stai un giorno, una volta è agitato, una volta è sporco il mare, quindi se ci può... Cioè dove è la propaganda? C'è. Non la propaganda, c'è. Si dovrebbe prendere un po'. No, io parlo, però vi dico, no, mare è malo, però la propaganda hanno pure, giornate e tutte. Il mare è malo. Quando vedono la propaganda, vedono i giornali, vedono tutto, i turisti non ce ne rimane nessuno. E non ce n'è. Lo sapete che ne c'è qua? Quelli che c'hanno i mamme. E c'è nei casi, se no non c'è nessuno. Abbiamo tutto, abbiamo mare, abbiamo autostrada, aeroporto, ferrovia, montagna, pianura. Cibo c'è pure, cibo buono, ce l'abbiamo, cibo casareccio. Fin dalla mezza dice cosa vogliamo di più? Vogliamo un po' di ordine, che c'è troppo tasse che ci... Ci disgradano. Sti soldi dove vanno a finire? Se dobbiamo fare davvero che dobbiamo stellare un programma, sti soldi dove vanno a finire? Sindaco, grazie al signore. Il signore ha detto una cosa giusta, qui alla mezza abbiamo tutto. Questa è la Calabria, il centro della Calabria. Abbiamo aeroporto, abbiamo strada, abbiamo autostrada. Volevo fare presente il fatto dell'acqua, sì. Perché l'acqua è una cosa preziosa. Allora a un certo punto questa acqua qui non ce n'è, perché non ce n'è? L'acqua pubblica, l'acqua della fontana? L'acqua della fontana. Ah, la tagliano? Ce n'è un filino appena si vede, neanche la faccia se uno si può lavare, ma come mai? E io abito qui da tanti anni. Che succede? Ma qui io la so sta cosa? A Gizzeria qui abito io, abito a Torino, fisso, no? Sono di Nicastro, però sono 50 anni, da 50 che sono a Torino, no? E tutti gli anni, dato che ho la casa qui a Gizzeria, vengo qui e mi trovo in difficoltà per il fatto dell'acqua. Anche mia moglie ha detto, ma nessuno glielo ha detto del fatto dell'acqua. Anche adesso la signora che teniva. Sì, proprio vede fatto l'acqua, dai. No, non la sapevo sta storia, pensavo c'era l'acqua sempre, tutto il giorno. Al comune lui vede sta faccenda e risolverà. Qui sistemerò perché è giusto che voi pagate le tasse e io vedo l'acqua. Va bene. Le pagate le tasse, giusto? Perciò le tasse. Ma intanto la pagata l'acqua, sì. È tutto. Ma paga pure salata, ma no. Tutto, sì. Stai tranquillo, non ti mancherà più l'acqua. Ora ci penso io. Ora aumento la pressione la sera. C'era Ivan. Il sindaco Fortunello. Di dove sei? Qua apposta per voi per vedere se vi posso aiutare. Veramente il caldo addosso ci volevano. Cacca le macchine vanno a 200. Hanno fatto la richiesta. I salterini, come si chiamano? I dossi. Ah, mettete la carne, la gente niente. No, prima facciamo un fuoco bello pulito. Abbiamo il turino e il carbonello. Poi devono arrivare persone. Prima il fuoco. Prima il fuoco. Dopo una pulita, prepariamo il banco. E dopo aspettiamo le persone che vengono a mangiare. Arriva il sindaco, tu vai, prendi la comanda. Facciamo per ordine. Arriva il sindaco, prende la comanda, il sindaco si siede, tu gli porti il menù, cosa gli prendi? No, menù è qui dentro. Ah, oppure allora... gli faccio io una grigliatina messa, ci metto un po' di pollo, qualche spiedino, un po' di tutto. Io dico fai tutto. Giusto un assaggino di ogni cosa. Poi gli porti da bere, il pane. Da bere sempre quello che vuole. Poi gli porti il contorno, no? È normale, sì. Contorno, tutto, poi
poi dove viene l'amaro. E poi il conto com'è poi? Il conto in base a quello che uno mangia paga. Non è caro, non è caro. No, non è caro. Già, già ce l'hanno detto. Un posto veramente da venire a mangiare, Salvatore, pulito, ordinato, bravo, elegante, serio e prezzi veramente anche bassi per quello che dà. Perciò venite da Salvatore. La Calabria che vorremmo, col sindaco Fortunello, troppo bello, troppo bello. Il sindaco Fortunello, cocco bello, cocco bello. Il sindaco Fortunello, fortuni, fortuna, la Calabria cambierà. Si piglia i problemi tutti, d'una conforta su non avvenenti. Parla e dici che i sardi si mangiare alici. Dice e parla a suono di chitarra. Cocco bello, cocco bello. Il sindaco Fortunello.